Benvenuti su Atreiu.tv. Quest'anno, nell'ambito della rassegna annuale di riconoscimenti che consegniamo a personalità che si sono distinte in maniera particolare nel panorama nazionale, i premi Atreiu, stiamo per andare ad incontrare e premiare una persona davvero molto speciale. Tra pochi istanti, infatti, incontreremo e intervisteremo il capitano Ultimo, colui che ha arrestato Salvatore Riina. Buonasera, capitano Ultimo. Buonasera e grazie per questa possibilità, questa opportunità che ci offre di incontrarla, di conoscerla, di tributarle questo piccolo omaggio da parte di una generazione che non dimentica e che sa riconoscere chi si batte per l'Italia. Io vorrei iniziare questa chiacchierata tra noi con una prima domanda, che è: chi è Capitano Ultimo, chi è oggi e di cosa si sta occupando attualmente? Sì, intanto grazie. Capitano Ultimo, Ultimo è un ragazzo semplice e povero che viene dalla strada e che vuole combattere per gli altri senza volere niente per sé. Oggi mi occupo di ambiente, di tutela dell'ambiente, in un reparto dell'Arma dei Carabinieri molto particolare che è il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente. Okay. Allora, la sua è certamente una vita difficile, si ritrova ad essere ormai praticamente, suo malgrado, un fantasma, ha nemici che lo braccano e si ritrova in questa situazione anche senza aver mai scritto un libro, come magari qualcun altro ha fatto. Cosa pensa oggi? Può pensare ancora che ne valsa la pena? Assolutamente sì. Io sono stato e sono un grande privilegiato, perché ho conosciuto carabinieri valorosi che mi hanno insegnato l'amore per il popolo, il disprezzo per i premi, il valore della povertà e dell'umiltà, e quindi e cosa è il coraggio in un mondo che non lo conosce più, anzi che lo disprezza. E il coraggio è aiutare uno che ha meno fortuna di noi, e io di questo non potrò mai fare a meno di ringraziare i miei uomini. Quindi sono un privilegiato e ne è valsa la pena, e ne vale la pena per tutti quelli che vogliono prendere questa battaglia. Allora, un'altra domanda. Ci sono in qualche modo delle operazioni che sembrano volte a voler sovvertire quella che è comunque la teoria ufficiale su alcuni episodi della storia italiana, su alcuni episodi drammatici. C'è nell'aria la voglia di far emergere un nuovo capitolo, quello dello stragismo di Stato. Questo in qualche modo sta anche rischiando di travolgere quelli che sono i risultati di processi voluti anche da persone che sono state uccise, come Paolo Borsellino. Cosa ne pensa? Quindi ci riferiamo alle stragi di Capaci e D'Amelio? Ci riferiamo a quelle. Sì, bisogna fare molta attenzione, perché chiaramente minimizzare il ruolo di Cosa Nostra nelle stragi di Via D'Amelio e di Capaci e delegittimare lo Stato e coloro che hanno combattuto la mafia e l'hanno vinta è un'operazione spregiudicata e gravissima, che a mio parere non può essere che diretta da altri che da Riina Salvatore, e se non lo è lui a dirigerla, sicuramente però favorisce quella che è sempre stata la volontà e la tesi di Cosa Nostra: minimizzare il ruolo di Cosa Nostra e delegittimare lo Stato, che ha pagato un prezzo altissimo nella lotta alla mafia e che ha vinto. E i giovani devono essere orgogliosi del loro Stato e di quelle persone che hanno combattuto nel nome dello Stato e del popolo. C'è stato un momento in cui lei è stato messo sotto accusa. È stato un momento in cui il PM Ingroia le ha rivolto delle accuse molto pesanti. Voglio ricordare che comunque da questo processo ne è uscito pienamente assolto, se non sbaglio nel 2006. Cosa si porta ancora dentro dopo questo ulteriore sacrificio, se vogliamo?
Ma mi porto dentro niente, non mi porto dentro niente, perché in realtà l'ho sempre vissuto come un attacco di Rina Salvatore e dei Corleonesi. E quindi anche in dibattimento non vedevo il PM Ingroia, ma vedevo Rina. E anche questa fase l'abbiamo vinta, quindi devono escogitare un altro attacco i signori Corleonesi. La gente non si è dimenticata di lei. Anzi, ci sono in giro diverse petizioni, la rivorrebbero in un ruolo attivo in quello che faceva prima. Per un momento abbiamo pensato anche di metterne su una noi. Lei come vive questa vicinanza della gente? Cosa ne pensa? Pensi che ami il tuo popolo più di ogni altra cosa e pensi e sei consapevole che finché tu e il popolo siete uniti siete invincibili. E ti commuovo. Bene, ora brevemente vorrei raccontarle una storia. È la storia di un uomo che come lei si batte, si è battuto e si batte ancora per l'Italia. Stiamo parlando del maggiore Gianfranco Paglia. Nel 93 a Mogadiscio, durante un'azione eroica, c'era un rastrellamento da parte dei convogli militari italiani alla ricerca di armi. E Paglia era un sottotenente dei Parà. C'è stata un'imboscata, dei momenti durissimi per i nostri soldati, ci sono state delle vittime, ci sono stati dei feriti che Paglia è riuscito a portare in salvo tornando di sua iniziativa sul campo di battaglia e continuando a lottare fino a quando è rimasto ferito gravemente e oggi purtroppo si ritrova costretto su una carrozzina, anche se questo non lo ha, queste lesioni corporee non sono lesioni che hanno colpito assolutamente il suo animo. Se la sua presenza fisica fosse stata possibile alla nostra festa, il maggiore Paglia le avrebbe consegnato lui in persona il premio e mi ha pregato di dirle personalmente che è assolutamente onorato in ogni modo venerdì sera al Parco del Celio di tributarle comunque un omaggio con un suo intervento insieme al governatore della Calabria Scopelliti. Sì, lo ringrazio tantissimo, lo abbraccio. E chiaramente questo premio in realtà se lo meritano lui e i combattenti come lui e glielo dedico a lui e ai combattenti che hanno portato avanti l'Italia e la giustizia in tutto il mondo e vorrei che gli dicessi che nelle scarpe di tutti i carabinieri straccioni che hanno combattuto la mafia e che combattono ogni giorno in Italia c'è sempre un granello della polvere di El Alamein che muove i loro passi e lui capirà. Allora noi nel ringraziare in conclusione il capitano Ultimo lo premiamo con il premio Atreju 2010 per l'alto senso dello Stato e lo spirito di sacrificio spesi nella lotta, nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata. Premio Atreju 2010 al capitano Ultimo, esempio per tutti noi, per i giovani, per le nuove generazioni soprattutto, di dedizione alla patria e difesa della giustizia. Grazie capitano. Grazie a voi. Grazie davvero.